dai. C'è il morto, ottimo. Ehi, il mio comandante preferito è tornato. Siamo pronti a cominciare? Reno è in pratica uno Zephyrus molto più scarso. Cioè, la strategia è la stessa, con la differenza che con Zephyrus lo fai 3 volte. Ti vedo un po' triggered. Mi sono triggerato le bonus, che ho fatto un 8º posto con l'eroe più forte del gioco, Cristo. Fa innervosire un sacco quando succede. Perché ti fai magari 2 o 3 live dove prendi solo eroi scarsi, e Buona poi la volta che ti battaglia. arriva l'eroe con cui dovresti fare in teoria la vittoria, fai 8º. E cosa triggera? Trigger un po'. Rieccoti. Come va là fuori? Oddio, questo ci sta a prenderlo. Solo perché è una coppia. Però in realtà non sono sicurissimo, perché non ci sono né gatti, né verospini, né pirati. Quindi prossimo turno miseremo del gold. Eh sì, non ci stavo sta giocata. Cioè, probabilmente dovrò togliere la. Cioè, in realtà ci sta, ma devo togliere la coppia della goccia. E quindi tanto valeva non livellare e basta. Probabilmente. Stai andando bene. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. È comunque onesto, nel senso che comunque chiudiamo con un 3-2 più doppia mummia, che se avessimo livellato, magari sì, cioè magari usciva di meglio livellando. Col morto in lobby tenderei a farle al 6 stile suicide curve. Ma guarda, in questo meta ormai le triple vanno fatte, cioè nel senso tu cosa vuoi goldare al 6? Solo Kalegos? Ok, in realtà Hai c'è anche buone Buster. possibilità di Però sì, vincere. Kalegos e Buster. Al 5 hai Bran. Al 5 hai Bran, hai Nomi, che sono più forti secondo me. Detto che poi ovviamente dipende tutto dalle Subito tempistiche in cui la questa trovi la presa. tripla. Ecco, c'è la tripla, bene, però sta lì, cioè ce la portiamo più in alto possibile. Ok, tra l'altro il 3-3 è un ottimo buy con 2 mummie. E prossimo turno livelliamo. E poi a sto punto vediamo. Siamo col morto, lo possiamo veramente portare in su. Tra l'altro, un Kalegos dorato. Ricordo in passato di averlo già fatto e la partita è finita male. L'altro giorno il Reno con Nomi dorato ti serve, aveva fatto quinto, l'hai ucciso tu. Ricordo invece il contrario. Mi ricordo che sono stato fracassato da un Reno con Nomi dorato, quindi non saprei. Vediamo se riesci a stare in testa alla classifica. Ok, scusate, mi stavo scrivendo. Bel trade questo, però compensato da questo orribile trade qua. Pazzesco. Due danni. E questo pezzo che alla fine fa schifissimo. Però essendo un buddy piccolo, lo triplo in fretta. A tutti ogni tanto. Ora sono un'esploratrice veterana. Ragazzi, che si fa qui? Si missa 2 gold, eh? O si prende la mummia e la si tiene in mano? Ho già il buddy, quindi potrei anche holdare, dirla tutta. Avendo tipo la goccia e holdo. Ma sì, dai, facciamo sta giocata old school. Prendiamoci sti danni. Tanto Zephyrus dovrebbe, al massimo ce ne farà 6, 7, 8. Se becco il morto me la holdo un altro turno, e quindi va bene. Vediamo se riesci a stare in testa alla classifica. Buon 5 danni, I like it. Non si becca il morto, quindi si farà al 5. La battaglia infuria là fuori. Bene, quindi adesso si rolla. Ti sarebbe uno shop fortissimo questo se non avessi brandorato. Chissà
quali segreti sveleremo. Non ci credo! Chissà quali segreti sveleremo. Però ragazzi, ci si prende brandorata sempre, direi. Quindi non facciamo, non frizziamo sta roba. Cerchiamo semplicemente dei buff. Questa roba forte. Oddio, ma qua siamo sopra. Ma che è? Chi è che diceva che va sull'ottavo posto con Reno? Tra l'altro ci sono i Murloc in shop, cioè in locanda. Però ci sai fare. Per me anche Argus ci sta. Troll. Oh. Il mio scudo è Argus. Ora, adesso, dobbiamo un attimo capire una cosa. Vogliamo buttarne uno così o li teniamo tutti e due in mano? Li holdiamo questi qua, ragazzi. Due vedette a pinna antica. Ci basta un Murloc random. Tra l'altro penso che faremo il discover al 5, se riusciamo, no? Perché così possiamo trovare anche il Murloc 2-6. Se non ho di disegnare la polizia dell'internet. Bravo. Ragazzi, scaldiamo le mani. Qua, prossimo turno, si deve volare. Allora l'idea è prendere un qualsiasi Murloc, vendere questi due bidoni e livellare. Dai 7 agli 11 va anche bene. Sono pochi. Danno 5. La battaglia è estenuante. Mettiti in sesto e torna a combattere. Oh. E vogliamo chiudere su... Cioè, vogliamo vendere anche la mummia. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Penso di sì. Bello il tazzone, ma abbiamo solo Murloc. Hai possibilità di vincere. Come va là fuori? Ragazzi, vado al 6 qua. Minchia, ho fatto 33 danni sto qua. Forse non vado al 6. Però posso trovare gli amalgadoni salendo. No, rollo. Holy shit. Allora, aspetta, io prima ero contro Zephyrus. Vabbè, questo si prende sempre a roll. Vabbè. People. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo.
servitore in meno, una moneta d'oro in più. Un altro cliente. Hai buone possibilità di vincere. Madonna. Questo ha appena rifilato 33 danni a uno e poi muore. Che figata. Cosa meno figa? Che rischio? No! Non gli do veleno. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Onesto, così impara a fare il burro nella tua lobby. Allora, adesso tripliamo il buddy e lo vendiamo poi. Non serve più triplare gli scaglia, tanto darò veleno un pezzo alla volta. Andrò l'obiettivo è darlo ad Amalgadon. Se non vinci chiamo giù. Poi saltiamo il bingo, faccio sto turno e saltiamo il bingo, guys. Vabbè, robaccia. Personalmente questo qua che dà più 18 più 18 spero basti. Però cioè sì, cioè, chiudiamo così. Lo goldo sto Amalgadone con 10-2 solo per dargli più statistiche e basta. Poi il prossimo turno si inizia a fare le porcate. Cioè si continua a fare le porcate, almeno ci proviamo. Che bella partita con Reno. Trovi Brana turno 6. Buonasera, tu noi cosa ne pensi dell'Alder? Credo che l'abbiano fatto 100 volte. Intendi la domanda, ma l'abbiano fatto 100 volte. Non lo sto giocando ultimamente all'Alder io. No, sfidatore su muro 3-2 più Bran dorato è precisamente quanti Murloc dà? 6 Murloc con Bran barba bronzia dorato. 6 Murloc più, più il discover a taverna 7. A taverna 6. Comunque non è scarso sto qui. Mi toglie il veleno. Porca miseria, please. Dai, lo sapevo che veniva così due volte attaccato quello lì. Ho perso. Oh no, aspetta, non è vero. Infatti. Anzi, ho vinto io. Però non ho dato veleno a Margadon. Ce la faremo next turn. Vabbè, l'importante era non prendere danni. Mantieni la pressione. Sfidando la sorte. Quello farà un bel po' di danni. Assolda pure una di queste reclute. Non male come aggiunta build. Nadina, già ne abbiamo una. Diciamo che quello che ci interessa adesso è trovare semplicemente tanti amalgadoni. Tanti bei amalgadoni. Si potrebbe prendere anche le statistiche. Se questo qua lo potrei anche prendere. Però c'è di meglio. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle. Cioè, tipo, già c'è questa cosa qua. Madonna! Drago 3-5. Contro di lui non serve in teoria. Contro di Zephyrus neanche. È un pezzo che comunque si può tenere in mano. Ci potrei anche chiudere sto turno. Oltre 5. Anzi, sapete cosa vi dico? Che non lo gioco adesso, ma me lo tengo per Elise. Vediamo se riesce a stare in. Questa è roba forte. Non serve. Infatti non serve. Dai, oh. Ok. Ce l'ho fatta, dai, veleno. Bene. Era già comunque bello enorme, spaccava tutto. Però mi intrigherava, non riuscivo a dare mai veleno. Morto. Anche se Efes è carina, ma non serve. Quello che serve sono altri Amalgadon per diventare più forti.
Wow, vabbè. Tripla. What? Prima gioco lui potete trovare spiettatore. State sfidando la sorte. Non vedete? Assolda pure una di queste reclute. Quando interdue l'ho trovato. Veleno in più, chiudiamo su questo. Hai la vittoria in pugno, sei in prima posizione. Questo qua potrebbe serviranno per battere eventualmente Liz, che secondo me è la più pericolosa. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Quello farà un bel po' di danni. State sfidando la sorte. Salve a tutti lei, Amagadoni. Servitore in meno, una moneta d'oro in più. Quello farà un bel po' di danni. Ma teoricamente dovrei mettersi sia Nadina che il drago. Però più il drago che la Nadina. Penso di piazzare semplicemente il drago 3-5 qua e attaccare quei amalgadoni. Potrei fare al limite splittatore qua. Io me lo terrei brandorato. Cioè 28 danni secondo me non me li fa. Piazzo il 3-5, scoutiamo. Poi eventualmente ci facciamo altri due turni così. Cerchiamo anche Murozond. Se lui ha tutti gli amalgadoni. Però alla fine noi ne abbiamo presi due di amalgadoni. Quindi io Bram me lo terrei ancora 28 di vita, ragazzi. Non lo so. Sembra sprecato. Stare in testa alla classifica. Ecco chi ha gli amalgadoni. Due ne ha. Beh, allora qualcosa in shop ci sarà ancora. È rimasto in vita. Ne va a casina. Oh no. La casina non se ne va. Lo battiamo ma la casina non se ne va. Me ne tengo queste carte qua in mano se posso, visto che a lui servono. Iniziamo a raccogliere le surfers. Più forti di Nadina sono. Yep. Cos'è uscito, ragazzi? Cos'è uscito? Tre me ne dai. Io ho visto la vera fine dei tempi. Più Amalgadon. State sfidando la sorte. Il destino del mondo è il mio. Non sticca però. Cioè ok, è un carico storato, ma è turno 14. Salta questo. Modulo serve ora. Non che ne voglia far lui, ma nope. Meglio soldare una regola, ok, che puoi farlo. Ho perso turno, gli piazzo Nadina qua. Ti stanno puntando tutti. Fa attenzione.
GG, non ha tolto lo scudo. Ah no, aspetta, me lo toglie con la piantina. No, non è vero. E allora è GG. Mi sa che era GG lo stesso. Diciamo comunque con le piante. Allora, io cercherei modulo, anche se il tazzone ovviamente è goloso. No, 2-3 è meglio. Ma serve il modulo, è veramente forte. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Questo non è un... Stava anche il drago 3-5 e forse potevo pigliarlo. Chiudiamo di zap. Gli ammazzo il drago 3-5. Oh shit. Oh, devo vendere anche brani in realtà, mettere questo selfless. Ragiono un attimo. Prendete un bel respiro. Non ho paura di nulla. State sfidando la sorte. E così credo ci stia in teoria. Anzi, forse così addirittura. No, il problema è che ha un taunt più ghoul. Quindi non... Se dopo attacco con selfless il taunt, ghoul mi toglie tutto. Continua così, forza. GG. Facciamo dei trade clamorosi. Quindi ha vinto tipo un 5,7% l'oppo. Non è morto. Però secondo me il drago 3-5, ragazzi, è più scarso di barone. Per me fino a solo 3 draghi. Questo da 4 scudi. Cosa cerchiamo? Per me la build è giusta. Assolda pure una di queste reclute. Giusto triplare baron. Assolda, fare un modulo reclute. Qua sarebbe forte. Più barone, tipo. Meglio assoldare una recluta finché puoi farlo. Vai, siamo fermi così. Vediamo lui cosa combina. Fa attenzione. E invece siamo a 50.
No. Oh. Dai, no, non ci credo. Ho perso il 35. Oh mio Dio, sto qua. Adesso gli devo mettere zap. Cosa? Oh mio Dio. Se gli metto zap, lo spacco perché gli tolgo il 3-5. Metto zap al posto di barone, ragazzi. Cerco modulo e metto zap al posto di barone. Oppure prendo questo. Allora, io in teoria potrei anche mettere il 3-5. Sarei anch'io col 3-5. Cosa succede se metto il 3-5? Succede che attacco, tolgo una maga, ovviamente ci sta. Modulo, yes. Metto il drago 3-5 e la selfless qui. Cioè voglio, voglio che gli amalgadoni attacchino subito. Addirittura potremmo anche ragionare di togliere la selfless e mettere zap. Però io voglio attaccare per primo, in teoria. Sfruttare i miei amalgadon. Quindi chiuderei così. E se gli tolgo la prima anadina gli faccio un favore, in realtà. Secondo me è giusto così. Stai andando bene. Dopo guardo le percentuali. Il zap era meglio. Qua 86. GG. Beh, non ci stava mai nella vita che sto tizio ci scammasse. Il 5% e il 35, dai. Giusto che la chiudiamo così. Ok, bella vittoria.